Bella a tutti ragazzi, sono Orgasmi che sono qui con un video, come potete vedere, diverso dagli altri, dai soliti, perché sono con una sorta di vlog che comunque, da quello che ho visto, hanno fatto in molti, forse tutti, tranne me, che a dire la verità non volevo fare, ma forse è necessario anche perché mi è stato richiesto, riguardante che cosa in particolare. Questa situazione che è venuta a crearsi dopo gli ultimi aggiornamenti di EA Sports riguardanti FIFA Ultimate Team. Come vedrete da questo titolo avrà l'hashtag RIP FIFA, che è un hashtag che è stato usato tantissimo in questi ultimi giorni, in tutti i post, penso sia anche su Twitter, comunque su Facebook, in tutti i post pubblicati da EA Sports, da FIFA Ultimate Team, eccetera, eccetera. Proprio perché secondo molti, tra cui probabilmente anche secondo me, il gioco è stato completamente rovinato da queste grandi iniziative della EA Sports. Cos'è successo? Ormai lo sapete tutti, ma se qualcuno ancora non ha capito bene che cosa è capitato in questi giorni, qualche giorno fa, su FIFA Ultimate Team, praticamente la EA Sports, per eliminare il cosiddetto fenomeno della vendita dei crediti, ha creato questi price range, che sono delle fasce di prezzo in cui ogni giocatore è inserito in una fascia e in pratica il suo prezzo è deciso dalle EA Sports. Quindi uno non può mettere un giocatore che vuole a 2 milioni di crediti e così ricevere crediti dai siti, eccetera, eccetera. Quindi è un fenomeno che ha praticamente bloccato la vendita di crediti. Qui non siamo in un video in cui è giusto o sbagliato vendere crediti o comprare crediti, perché non è forse il momento adatto per discuterne, anche se ci sarebbero molte cose da dire, ma ovviamente non c'è il tempo in questo video per dire tutto ciò. Intanto trovo abbastanza stupido cominciare con queste iniziative a metà, si può dire, FIFA 15 Ultimate Team, quando potevano benissimo iniziare mesi fa, o addirittura FIFA 16. Non so perché l'abbiano iniziato adesso, non lo so. Un'altra cosa, come ha detto il Green nel suo video, poi magari l'hanno detto altre persone, ma io ho visto solo il suo video, potevano essere magari tempo e soldi, potevano essere spesi meglio, perché come sappiamo fare tutte queste cose che sta facendo l'EA Sports, ci vogliono soldi, ci vuole tempo, per inserire tutti i price range ci vuole veramente molto tempo e qualcuno che te li fa, quindi sono soldi. Potevano essere spesi meglio questi soldi, potevano essere utilizzati per migliorare i server, che fanno veramente schifo, come ognuno di noi avrà notato. E quindi sono queste cose che la gente non si spiega. La EA Sports ha fatto questa cosa per, secondo loro, migliorare la nostra esperienza di gioco, quando l'esperienza di gioco è orrenda, lo era già prima, lo è ancora di più adesso. Se la EA poteva trovare un modo per rovinare questo gioco quanto non lo fosse prima, beh, l'ha trovato con questa grande genialata dei price range. Ma comunque questo video l'ho fatto per un motivo, non per buttare merda addosso alla EA Sports, che tanto lo sappiamo che è una società un po' così, diciamo, alternativa, che segue soltanto i loro interessi, i suoi profitti, e al singolo giocatore che ogni anno gli compra il gioco finanziandole anche non viene cagato di striscio, cioè diciamocelo proprio così, schietto schietto. Ma bensì perché molti di voi mi hanno chiesto nei commenti o nei messaggi privati su Facebook, eccetera, eccetera, che cosa farò del mio canale, cioè come continuerà il mio canale. Il mio canale continua sempre allo stesso modo, per il semplice motivo che a me questa cosa che hanno inserito per quest'anno non mi intacca per nulla, nel senso, io non è che, come avete visto voi nei vari video, non è che faccio school builder da 25 milioni di crediti o faccio recensioni di, che ne so, Messi, Arancione, Gesù Cristo. Queste cose non mi interessano sinceramente, quindi io mi concentro maggiormente su squadre chip, school builder chip o giocatori argento, eccetera, eccetera, che sono le cose che più mi piacciono e che comunque da quello che vedo piacciono anche a voi. Quindi io continuerò a fare squad builder come ho sempre fatto, continuerò una volta ogni 1000 anni a fare le recensioni, continuerò a fare la carriera, che non c'entra nulla con Ultimate Team, continuerò a fare bestie nascoste, eccetera, eccetera, tutte le altre serie più o meno che ci sono sul mio canale. Quindi questa cosa a me non interessa. Sarà poi interessante vedere cosa succederà in FIFA 16 se questa cosa verrà mantenuta dalla EA Sports, quindi tutti i nostri insulti, le nostre critiche e le nostre manifestazioni
disprezzo e di disgusto per questa cosa che ha fatto degli esports non verranno ascoltati, allora ci sarà questa cosa anche in FIFA 16 e quindi sarà anche più difficile farsi crediti per poi utilizzarli per fare video successivamente. Poi si vedrà comunque, poi magari là si riuscirà a fare meglio compravendita, non lo so come sarà FIFA 16, però ripeto, si vedrà. Quindi ragazzi, è una cosa importante questa che è successa, una svolta probabilmente a FIFA Ultimate Team che potrebbe tra l'altro far abbandonare il gioco a molte persone, visto già davvero, davvero tante persone che hanno comprato PES come diciamo alternativa a questo gioco che piano piano si sta disintegrando. Secondo me da FIFA 13 ha iniziato un po' questo processo di autodistruzione della EA Sports, quindi si vedrà successivamente se sarà il caso di passare ad altri giochi o continuare. Io comunque continuerò a fare video su FIFA, non perché mi piace, perché piace a voi da quello che vedo. Io non è che faccio video, non è che io gioco a FIFA perché mi diverto, ma più che altro perché devo mantenere il canale. Non è una cosa bella da dire, però purtroppo devo fare così. Tra l'altro io mi sono comprato una settimana fa circa GTA 5 per PS4, io l'avevo per PS3 all'epoca, e devo dire che mi sto divertendo molto a giocarci, molto più di quanto mi sia divertito quest'anno su FIFA 15. Quindi raga, volevo sapere nei commenti, vorrei che voi che state guardando questo video, chiunque, tutti voi sprecate, spendete 2 minuti del vostro tempo scrivendomi un commento qui sotto, perché vorrei capire quali sono le vostre idee, i vostri pareri rispetto a questa situazione, situazione che ormai sembra diventata abbastanza importante, anche abbastanza grave secondo me, e quindi penso sia importante anche capire se voi siete d'accordo con me, con molte altre persone comunque che sono in questo mondo ormai, e se invece siete d'accordo con quello che ha fatto la EA Sports, per capire un po' anche le vostre opinioni. Ragazzi, lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto, commentate e iscrivetevi al mio canale, pagina Facebook, Twitter, Instagram, tutti i link come sempre li trovate in descrizione. Ci vediamo al prossimo video, fatemi sapere nei commenti magari che tipo di video vorreste successivamente. Bella raga!